Il folle non sta alle regole della ragione. La dimensione folle non è solamente dei bambini, non è solamente dei folli. La dimensione folle è anche dei poeti, degli artisti. Non si crea niente con l'età della, con l'uso della ragione. Se ti serve della ragione per creare qualcosa, non crei un bel niente, perché la ragione è solo un sistema di regole. Per creare qualcosa devi attingere alla tua follia. Poi se la tua follia è semplicemente una follia personale, non crei niente lo stesso. Se invece la tua follia è in grado di catturare le metafore di base dell'umanità, allora diventi un poeta. Non so, quando Leopardi dice, dimmi che fai, tu luna in cielo, dimmi che fai, silenziosa luna. Questa domanda è la domanda di un folle. Innanzitutto perché non si fanno domande alla Luna che sappiamo benissimo che non può rispondere. Quindi non gli si può chiedere che cosa fa. Che cosa fa lo sappiamo tutti, gira intorno alla Terra, essendo il satellite della Terra. E allora perché è poetica questa domanda? Non sta al principio di non contraddizione. Dal principio di non contraddizione, perché il principio di non contraddizione dice la Luna e non altro. Se stesse al principio di non contraddizione, Leopardi non farebbe nessuna domanda alla Luna. Se fa una domanda è perché trasgredisce il principio di ragione e dice la Luna, ma anche qualcos'altro, tipo, non so, un'interlocutrice femminile a cui chiedere il senso della propria esistenza. Allora la poesia, l'arte, è una trasgressione nell'uso della ragione. E Karl Jaspers, che è stato il più grande psicopatologo dell'Ottocento, del Novecento, dice che ogni volta che noi ammiriamo un'opera d'arte ci comportiamo come quando ammiriamo una perla, dimenticando che la perla è la malattia della conchiglia e senza la schizofrenia dell'artista. Quell'opera d'arte non sarebbe mai data, mai nata. Schizofrenia vuol dire che tu fuoriesci dall'ordine della ragione, che tu oscilli nel resto del mondo con un apparentamento di significati che la ragione non tollererebbe. E qui nasce il momento creativo. Tant'è che Platone, volendo fondare la ragione, aveva stabilito che i poeti dovevano essere estromessi dalla città. Perché i poeti, diceva Platone, mentono troppo, cioè fanno delle associazioni che non sono quelle che stanno in regola col principio di non contraddizione e col principio di causalità.